Collegamento telefonico Edoardo Savarese, magistrato che lavora nell'ambito del civile e non penale, autore di diversi libri. Intanto buonasera, dottor Savarese. Buonasera, e sta uscendo un suo nuovo libro in fase di uscita, ci può dire, anticipare qualcosa? 24 settembre ed è intitolato Lettera di un omosessuale alla Chiesa di Roma. Diversamente dai precedenti, non è un Un romanzo nel senso stretto, romanzo. perché è una sorta di pamphlet, di saggio, ma anche di testimonianza, racconto, quindi un po' un'ibridazione di generi, molto agile, perché poco più di 130 pagine, ed è un po' un'uscita dai stat book, perché è stato consegnato all'editore a giugno. Abbiamo deciso, dato il dibattito in corso dopo le sentenze note, quelle di Strasburgo di luglio contro l'Italia, di accelerare la pubblicazione. È un libro che è scritto da me in prima persona, anche come cattolico oltre che come omosessuale, che è diretto alla Chiesa di Roma, nel senso di alla dottrina attuale, a quello che è oggi il dibattito, anche in prossimità dell'apertura del sinodo nel prossimo fine settimana, e si spera un po' di smuovere le cose, nel senso che, essendo scritto da un omosessuale all'interno quindi della Chiesa, da credente, usa delle categorie, un linguaggio che forse non sono quelli soliti dell'uno e dell'altro schieramento. Senta, lei è magistrato, giusto? Ecco, è il primo caso di coming out così palese in Italia, mentre per esempio negli Stati Uniti c'è addirittura l'associazione dei magistrati omosessuali, se proprio non è una corrente, non mi fraintenda, è un'associazione dei magistrati omosessuali dove lavorano, appunto hanno fatto dei pool per agevolare le leggi sì, in Italia, negli Stati Uniti, eccetera. In Italia è fatica, molta fatica. Allora, da una parte la magistratura è stata all'avanguardia con le sentenze, parte, non tutta, dall'altra è fatica trovare dei coming out come lei. Perché secondo lei? Però anche magistrati scrivono romanzi, anche altri magistrati o scrivono saggi, no? Per cui. Sì, però probabilmente non si sono occupati di queste cose. Io, occupandomene, mi è sembrato giusto e mi è venuto anche quasi naturale il dire che scrivevo in prima persona di certe cose perché mi riguardavano. Ma c'è un po' di paura, di timore, in fondo. Io credo di sì, questo è un problema poi, diciamo, della magistratura, ma probabilmente un po' delle classi dirigenti o comunque anche dei poteri pubblici, probabilmente c'è anche questo aspetto. Questo c'è, cioè c'è una resistenza a portare nella dimensione pubblica e lavorativa la propria dimensione privata. Questo credo che poi è un grosso problema in Italia rispetto proprio all'affermazione dei diritti, Cioè cioè. lei dice è un problema culturale in generale, che però, aggiungo io purtroppo, coinvolge poi anche in effetti, essendo culturale in senso generale, inevitabilmente coinvolge anche la magistratura, perché io di magistrati ne conosco e intervistati a centinaia, e statisticamente dovrebbe averne incontrati il 6%, il 7%, se vogliamo metterci dentro la bisessualità il 10%, e lei è il primo. È il primo, cioè in alcuni altri casi per esempio Anna Canepa, segretario di Magistratura Democratica, eccetera, e mi ha detto no, ma ce ne sono diversi di colleghi, eccetera, eccetera, però poi lei è l'unico caso, quindi sicuramente avrà riflettuto sulla sua corporazione, mi consenta questo termine, no? Mi permetta questo termine, no? Avrà maturato questa riflessione? Lei ha avuto mai problemi, per esempio, nel confessarsi? No, o sì? No, no, anzi, io devo dire che forse invece questo tipo di approccio
liberatorio e è stato molto importante anche, diciamo non tanto per i colleghi, anche perché poi noi magistrati lavoriamo in maniera molto solitaria, quindi non è che poi ci sia, io poi faccio poca vita associativa personalmente. Quindi, lei è iscritto a quale corrente? No, no, a nessuna. Cioè lei non va a votare le cose lì vostre? Si vota in base a certe preferenze proprio strettamente personali, poi di volta in volta. Io non ho particolari orientamenti specifici in questo. No, è stato un effetto bello perché io facendo il giudice fallimentare ho un grosso contatto con il pubblico che è fatto delle categorie professionali, commercialisti, avvocati, ma anche dei professori universitari. E devo dire che poi questa cosa crea un momento iniziale di imbarazzo, ma poi una fondamentale atmosfera di chiarezza. Vabbè, la trasparenza paga, non c'è il minimo dubbio, no? Da questo. Però il mio ragionamento è una... liberazione, devo dire, anche nel pubblico mi ricordo perfettamente questa sensazione di averla toccata con mano. Ma i suoi alcuni colleghi imbarazzati li ha trovati, colleghi? Allora, io direttamente non ho avuto questa percezione, poi alcuni colleghi mi dicono, anche in mailing list, in dibattiti che sono evidentemente emersi, anche forse dopo questa sentenza di Strasburgo, ma in cui ci sono posizioni molto ostili invece, ma voglio dire, questo credo che faccia parte di una certa visione culturale che c'è in tutte le categorie. Cioè però ci sono magistrati omofobi, no? La sensazione lei? Questo mi è stato proprio riferito espressamente, io nei miei confronti non l'ho mai... No, è riferito nelle mailing list di cose omofobe o di cosa le stato... tradizionale anche rispetto alla visione della famiglia, quindi anche rispetto a una certa sensibilità cattolica e così via. Questo sicuramente sì, però credo che questo invece sia un problema, lei ha ragione a sottolinearlo, perché comunque il magistrato, al di là della sensibilità che ha, dovrebbe avere una certa lucidità sulla consistenza di certi diritti e... E sarebbe bene che ci fosse un movimento più organico, più organizzato in questo. Sarebbe in America più... c'è, quindi voglio dire... Spero che lo vedremo anche qua. Ma è difficile perché qui mi sembra che poi certe battaglie le conducano le associazioni militanti, cioè c'è una grande difficoltà a far comunicare mondi diversi. Senta... sì, infatti, lei è il primo caso, non il primo caso di dichiarato, perché ce ne saranno sicuramente altri, ma il primo caso che esce allo scoperto, in questo senso è il primo, perché se non c'è il percepito, la comunicazione insegna, non si esiste, no? Purtroppo, il primo caso, purtroppo è tragico, ma è così, il primo caso, in più il magistrato, perché gli americani hanno sentito l'esigenza di fare l'associazione? Sicuramente per aiutare la legislazione, cioè confrontando le cose così hanno favorito la legislazione dei diritti, e poi anche perché il magistrato è un punto di riferimento sociale, inutile che non si neghi, cioè il magistrato come anche il giornalista noto, come anche il politico, come anche, quindi nella comunità c'è quindi insomma un po' di omofobia. Questo ha un effetto, quando io ho fatto le presentazioni ho avuto moltissime persone insomma borghesi di una certa età, tradizionalisti, avvocati e padri di famiglia, che hanno detto, certo, detto da lei certe cose cambiano. Quindi sicuramente questo è vero. Perché le correnti della magistratura, secondo lei, tradizionali, a cui lei non fa parte, non hanno mai sollevato la questione dei un appello? Faccio un esempio, vabbè, questo lei lo può fare, se la sente poi io glielo chiederò, ma magistrati, dichiaratevi se ve lo sentite, perché non l'hanno mai sentita le correnti, questa esigenza, unità per la costituzione, MD, eccetera? No, io credo che ci sia una profonda dissidenza
culturale rispetto a questo. Forse Magistratura Democratica, per esempio, ha riflessito sul sito istituzionale i miei romanzi, mi sembra che all'interno stia cercando di smuovere qualcosa. Però le correnti potrebbero favorire il coming out dei magistrati, favorire, no, no, non è il termine giusto, scusi, potrebbero facilitarlo, sì, perché favorirlo non è la cosa giusta, in qualche modo potrebbero facilitare il coming out, no? Invece sembra quasi che la vostra vita privata sia tabù, ma perché? A me, quando uno fa una vita privata normale, tra normale. Anche perché questo poi non è un aspetto così privato, cioè è chiaro che la tua vita privata è la vita privata, però soprattutto in questo momento storico, qui in Italia, credo che non sia un fatto solo privato, è un desiderio di riconoscimento pubblico e quindi della mia vita privata, ma quindi insomma il pubblico e il privato si mescolano molto qui. Quindi c'è un gap culturale ancora, giusto? In parte? Beh, mi sembra che ci sia molta fatica e quindi evidentemente c'è un gap culturale. No? Però lei non può dire, lei non se la sente di dire, né è mai successo che al di là della cosa lei non ha mai stato penalizzato, questo è importante invece da dire nella sua carriera. No, questo assolutamente, questo no, è importante. Devo dire che questa trasparenza sta provocando, soprattutto con quest'ultimo libro, molta attenzione anche da parte di molti colleghi e molta stima, quindi evidentemente è il contrario, sì, no. C'è un movimento che forse si sta avviando. Mm-hmm. Certo, senta, una riflessione sulle vostre condizioni, cioè ovviamente lei è sul civile, che poi è quello che più secondo me è più, come ha detto bene lei, parla con la gente, parla con e poi chiudiamo con una riflessione ovviamente sul libro. Siete un po' stati dipinti come pelandroni, come gente che vuole lavorare poco, è un po' vero o è stato strumentalizzato? Mi riferisco alla polemica con Renzi sulle vacanze. Sì, ma a me fa molto sorridere perché la taglia delle ferie, che come dire ha un valore simbolico forse anche condivisibile, poi non è che sposti nulla, cioè è chiaro che qualche giorno di ferie in meno può fare dispiacere, però in effetti non apporta niente, ha appesantito molto l'attività degli avvocati, quindi una specie di boomerang, i magistrati riescono sempre a uscirsene in qualche modo, però credo che sia un po' una polemica che fa parte della dialettica. La dialettica, chiamiamola dialettica, diciamo, di questo strano scontro perenne che si è creato tra magistratura e politica per tanto raggiungere. È uno strascico. Mm-hmm. Mi sembra questo, perché poi diciamo ci sono sacche di poteri pubblici molto più scansafatiche. Insomma, che no, non c'è dubbio. Non c'è dubbio. Sono oggetto di questa attenzione, quindi evidentemente insomma poi tutto è un pretesto per arrivare ad altro, ma è un riequilibrio di poteri probabilmente che noi sappiamo essere necessario per l'Italia. Allora, ce la sentiamo di dire non ai singoli magistrati, perché lei ha già detto, molti hanno reagito positivamente, si è prodotta una discussione eccetera, ci sono le sacche omofobe, ma sono sacche. E cioè, allora, le correnti sicuramente come organi burocratici più coraggio, giusto, su questo tema possiamo chiederlo? E invece, invece sul tema proprio del libro, come unire il suo libro è superato da Bergoglio? No? Purtroppo no, il libro infatti non è riferito alla, non si riferisce, non è neanche una lettera al Papa, perché poi la Chiesa non è il Papa, è una struttura infinitamente più complessa, più articolata e meno monarchica di quanto possa sembrare, non è superata perché credo che ci siano delle chiusure che sono proprio culturali da parte della Chiesa rispetto al fenomeno dell'omosessualità, e sono posizioni,
io poi parlo anche da uno che non è che è particolarmente progressista, ma abbastanza tradizionalista, sono posizioni che fanno fatica a reggere, e non oggi perché siamo moderni, ma oggi perché abbiamo delle cognizioni, delle competenze sulla visione dell'uomo e di ciò che è, che ci devono portare a rifondare la tradizione. Quindi questo libro ha un capitolo finale che per me è più importante, che è proprio rifondare la tradizione, perché altrimenti la sì, non, è, non è uno di sinistra estrema, tutt'altro, cioè un moderato, no? Lei è un credente sì, moderato. No, sì, infatti, no, no, io sono moderato, non so, dei momenti di anarchismo, tra conservatorismo e anarchismo, certamente non sono, ecco, un progressista alla page, però e quindi questo libro forse è un po' disarmante perché non usa i soliti argomenti dei diritti, eccetera, eccetera. È importante che si rifondi la tradizione, altrimenti la Chiesa è morta, e noi però intanto continuiamo a fare pasticci, perché questo disegno di legge sulle unioni civili, credo, da come si sta configurando, non sia una cosa particolarmente buona. Cosa dice su questo disegno di legge che invece la politica spaccia come un modello, in sintesi? Ma sì, io sono inorridito da questa addizione formazioni sociali specifiche, che sarebbe poi la coppia omosessuale. Che beh, sa un po' di mi sembrano i regimi alternativi alle pene carcerarie, sai quando si dice fuciare il recupero presso le comunità di tossicodipendenti? Mi sembra questo, che si sta parlando di forme, come dire, di recupero di vita comunitaria. È un termine adatto ai carcerati, non certo a nuove aggregazioni. Questo se lei legge la sentenza della Corte di Strasburgo del 21 luglio, vede che invece con grande linearità si dice: se c'è una relazione stabile, c'è una coppia e non c'è differenza che siano due uomini, due donne, un uomo e una donna, insomma, non è che sia così complesso. È chiaro che però noi, dovendo fare i conti con questa matrice culturale cattolica così forte, rispetto alla quale i politici sono piegati, non avendo gli strumenti culturali neanche per contraddirla con la stessa autorevolezza che la Chiesa comunque ha, allora inseguono delle forme di compromesso che però mi sembrano proprio di bassissimo profilo. Certo, bassissimo profilo. No, ma poi il paragone che ha fatto lei è estremamente efficace. Questo, il linguaggio adottato è importante, il linguaggio, no? Il linguaggio definisce. Quindi già l'accostamento che ha fatto lei è, direi che da solo parla. Tra l'altro qualcosa le dà ragione, purtroppo, perché si parla di ulteriore rinvio, cioè siete sempre la serie B, C, D, E, F, G, no? Dopo il Senato, dopo quell'altro, no? Siete, cioè vi trattano come i carcerati, ha detto bene lei, come i carcerati in fase di recupero. Ho sintetizzato bene? Senta, l'ultima cosa, legge sull'attualità, devo chiedergliela perché lei comunque è magistrato. La legge sulle intercettazioni, come la vede dal suo punto di vista civile? Dal mio punto di vista civile, ma di uno che ha fatto il penale, però sempre ha fatto poco le indagini, cioè io ho fatto il giudice penale, quindi vedevole. Ma io non la vedo malissimo. Beh, molti magistrati si sono pronunciati comunque a favore di questa legge, non proprio della legge, ma a favore di un maggior uso, più cito Pignatone, cito lo stesso Brutti. Noi abbiamo avuto un uso ultroneo delle intercettazioni, tra l'altro questo è a volte defatigante per il giudice, perché a lei vengono vomitate addosso volumi di intercettazioni che sono assolutamente anche influenti, quindi c'è questo, diciamo, provoca un dispendio di energie, di costi enorme, oltre al compromettere. Ma quando lei legge le intercettazioni sulle abitudini sessuali delle persone, che non denotano reati e non denotano nulla ai fini dell'indagine, ci fu un esempio famoso
della cricca. C'era un indagato della cricca che poi credo abbia sia stato condannato in primo, che finirono sui giornali i suoi incontri con i seminaristi adulti e consenzienti. Ma che me frega, scusi, no? Cosa prova quando legge queste cose? Allora, poiché diciamo io ho una divisione della personalità e non sono un bacchettone, ringraziando Dio, diciamo mi sembra che ho davanti l'umanità che è tutto ciò e che non c'entra nulla col fatto di reato, ovviamente. Immagino che ci siano sensibilità più bacchettone e quindi più tradizionaliste che possono turbarsi. Io non mi turbo su queste cose. Ok, chiarissimo. Bene, noi la ringraziamo, la auguriamo, vogliamo ripetere il titolo del libro, l'editore? Allora, Lettera di un omosessuale alla Chiesa Cattolica ed è edizioni E.O. E.O., come no? Fa la casa editrice importantissima, autrice di tantissimi classici, tantissimi, importantissima casa di complimenti, li conosco molto bene, molto, da 30 anni li conosco. Sempre coraggiosi e coerenti, in questo sono stati molto coraggiosi. No, massima pubblicità possibile e spero che da queste nostre riflessioni, da questa nostra intervista, anche da qua e là, da qualche spunto un po' così forte, giustamente, di non essere troppo timidi sulle leggi, insomma, di dire, venga fuori una bella pubblicità per il suo libro. Va bene? Grazie. Grazie a Edoardo Savarese. Dove opera? Napoli? No. No, là è Corte d'Appello di Napoli, vicino a Napoli. Vicino a Napoli, Corte d'Appello di Napoli. Un grande in bocca al lupo e noi andiamo on air, se non domani, dopodomani al più tardi, quindi siamo sul pezzo. Va bene? Grazie.